perché finora hanno vissuto di riflesso con i nostri sostenitori. La piazza è stata sempre nostra, addirittura abbiamo notato che le loro transenne le mettono 5 metri più all'interno rispetto a come le mettiamo noi. Noi l'altra volta abbiamo riempito la piazza fin sotto il muro. Loro mettono le transenne prima perché devono mettere la gente, la devono sistemare in un certo modo. E poi fanno la solita foto stupida che viene pubblicata su internet. Basta! Stasera vi renderete conto, voglio vedere le foto che pubblicherete domani mattina su Facebook. Sempre se avete il coraggio di farlo. Perché dalle notizie che ci arrivano hanno contato 26 persone. A proposito di piazze, volevo fare un'osservazione questa sera. Non so se voi vi siete resi conto. Quando noi abbiamo tenuto il comizio nell'altra piazza, ho fatto sempre la richiesta all'ufficio elettorale, al comune, chiedendo di poter utilizzare piazza Papas Vincenzo Matrangolo. I nostri speaker, tutti i ragazzi che ringrazio, che hanno annunciato, che ogni volta hanno annunciato i nostri comizi, hanno sempre ribadito: questa sera si terrà un comizio in piazza Papas Vincenzo Matrangolo. Gli altri, ci ho fatto caso anche oggi, parlano di piazza Vittorio Emanuele. Abbiamo fatto tanto per dedicare la piazza a Zotti, perché ora Zotti non è più buono. Anche con Zotti ce l'avete, forse Zotti era con noi, non lo so. E me, vi piace Vittorio Emanuele, vi piace? Perché Vittorio Emanuele? E piazza Papas Vincenzo Matrangolo, una persona illustre che ha dato lustro ad Acqua Formosa, uno che ha dato concreta attuazione ai primi progetti di accoglienza, uno che ha accolto i bambini, i ragazzini, che ha aiutato anche per il mantenimento della sede scolastica ad Acqua Formosa, dando aiuto a ragazzi che venivano da famiglie con gravi problemi economici e sociali. Perché screditate anche Zotin? O forse Zotin Ishmene e Yug Doninietir Zot? Perché l'altra sera si faceva, per la prima volta, io sono andato a sentire un po' anche il loro comizio, la prima volta e l'ultima, perché adesso li faremo solo in contemporanea, quindi anche questo sfizio non me lo toglierò più. Poi ho riascoltato la registrazione del loro comizio, solo l'audio perché il video l'ho oscurato, ho preferito solo ascoltare. E anche lì effettivamente c'è stato un passaggio su Zotti e su un altro prete, e quasi quasi lasciavano intendere che Zotti era